La società tedesca, o molti almeno, hanno creduto che alla fine di queste negoziazioni fra i vincitori, loro avranno la scelta o la possibilità di ricevere una bozza per un trattato di pace secondo le regole dei 14 punti di Wilson. Allora una pace modificata. Mild peace, come l'hanno detto, o come l'hanno pensato. Ma questo era dovuto ad una situazione in cui, dopo la tregua di novembre 18 e questi mesi fino al maggio, la gente era piena di illusioni, piena di speranze, ma non senza capire quello che è successo a Parigi fra i poteri che hanno vinto la guerra, perché la Germania non era partecipante in queste negoziazioni, era fuori, al di fuori di queste negoziazioni. E questo ha creato un paese di illusioni. C'era un teologo tedesco, Ernst Troeltsch, che ha parlato di un Traumland, un mondo di sogni. Di sogni e le speranze su un trattato di pace che diventerà mild. Ma non è stato così. Al momento del 7 maggio, quando Clemenceau ha aperto la scena, il convegno nel Trianon Palace a Parigi, a Versailles, loro hanno capito subito che questo non è una pace basato su una comprensione, sulla fiducia, anche la fiducia con i nemici, i tedeschi, ma un pace che ha provato di chiarire e di stabilire la situazione in Europa sulla base di controllo dei tedeschi. E questo ha causato immediatamente un rivolto nella politica tedesca e allo stesso tempo nel pubblico. E questi due sono stati quasi due gruppi che sono andati insieme in questa direzione di un ripulso totale della proposta dei vincitori. E questo si può vedere su diversi livelli. Da un lato, sul livello politico, il capo del gruppo tedesco della delegazione a Versailles, il ministro per gli affari esteri Brokdorf Frans, ha iniziato un appello pubblico ai tedeschi, ma anche al mondo, per dire anche i tedeschi hanno fatto o seguito o erano coinvolti in una guerra di difesa, non era l'attacco dei tedeschi che ha causato la guerra. Dall'alto della società si è aumentata una protesta enorme, che è durato per anni e anni dopo, e anche durante queste famose settimane prima della firma c'erano proteste così importante e forte che il primo governo della Repubblica di Weimar si è dimesso sotto sotto la guida di Philipp Scheidemann, che faceva anche parte della protesta pubblica, e così la Repubblica è iniziato con tantissimi problemi e ha dovuto firmare un contratto che era quasi l'eredità del vecchio Kaiserreich.